Ma scusate, ma non eravamo noi che non riuscivamo ad arrivare ai nostri obiettivi, che tutti i nostri obiettivi saltavano e tutti quelli su YouTube juventini che continuavano a dire voi non avete un soldo da sbattere a destra, manca, a voi vi soffiano i giocatori, abbiamo soffiato Cabal solo per 12 milioni. Come se fosse il nuovo Cancelo, hai capito? Come se fosse il nuovo Cancelo, il nuovo Maicon, ma... e quindi oggi si ritrovano che ieri sgallettavano che arrivava Todibo, Todibo, Todibo e Todibo è andata all'Aston Villa. Pensa a te, ha preferito l'Aston Villa alla grande signora, alla grande signora. E oggi vedo tanti youtuberini juventini che sono lì, che ci sono rimasti male. Ma come mai, scusate, eravate così tanti contenti di aver preso Cabal rubato all'Inter perché noi non abbiamo i soldi e adesso vi siete fatti soffiare Todibo, Todibo, che era già vostro, aveva già l'accordo con voi. E niente, niente, Todibo, peccato, peccato, peccato. Allora vi è rimasto Cop Miner, che sicuramente arriverà dopo lo schifo che abbiamo visto tutti, che Gasperini ha esposto. Gasperini ha fatto dichiarazioni pesantissime, pesantissime, clamorose contro la Juventus, cioè facendo capire che il giocatore è stato convinto dalla Juventus a non allenarsi, perché quando uno dice così non è che, cioè, cosa volete dirmi, che non si è allenato un giorno perché aveva la febbre, il giorno dopo stava benissimo. Avete fatto la solita porcata come ogni anno di andare a fare una cosa che non potevate fare, che dico sempre che tanti la fanno, tanti lo fanno, poi dopo però bisogna avere le prove. Qua vi ha smerdato Gasperini, quindi c'è poco da andare a dire gli altri. A voi Gasperini l'ha spiattellato in conferenza stampa dicendo che Cop Miners vuole andare alla Juve e che ha deciso di non allenarsi. Detto da chi? Gliel'avrà detto il direttore sportivo della Juventus a sto punto, credo. La società Juventus avrà detto a Cop Miners: guarda, qua non riusciamo a sbloccare la situazione, quindi o ci dai una mano te o se no noi cambiamo giocatore, andiamo su un altro giocatore. E allora Cop Miner ha detto: va bene, adesso io faccio, cosa devo fare? Loro avevano detto: guarda, secondo noi se vai a spingere con la società che vuoi andare via, te inizi a dire che non ti alleni e vedrai che dopo cederanno anche loro. Cioè, questo è un esempio che mi sono fatto io nella testa, non è la verità assoluta sicuramente, però conoscendo come si muovono loro, ragazzi, quando tu hai sempre le mani nelle patatine e ti beccano sempre, ok? Dopo tu non vedi l'ora di dire alla maestra: maestra, maestra, guarda che c'ha le mani nelle patatine l'interista, maestra. E l'interista è già lì che se l'è già asciugata, intanto che lui l'ha detto, hai capito? È là che si fuma anche la paglia, intanto che lui... E la maestra lo guarda e fa: non è vero, sta fumando. Oh, smettila di attaccare gli altri quando non hai le prove. E i gobbini sono così, sono diventati. Quindi adesso ogni giorno cercano di trovare un qualcosa da dire alla maestra, così la maestra poi dopo si arrabbia col bambino interista. Avete capito un po' come funziona il gioco, no? Quindi purtroppo hanno una sfiga che mai, perché tutte le volte che loro vogliono fare la spia, quindi dire che sono le altre società che si comportano male, soprattutto l'Inter, poi vengono beccati loro. Quindi avete un problema, cioè siete talmente pirla, ok, come società, che vi fate beccare tutte le volte. E c'è l'esame di Suarez e l'altro voleva pagare per fargli passare l'esame, poi Pogba si faceva come non mai, la Juve non sapeva nulla, ragazzi, un giocatore della Juventus, ok, che fa, prima di iniziare la preparazione, fa la visita medica, fanno le analisi e tutto, loro non si erano accorti che il giocatore era dopato, quindi la società ha fatto finta di niente, noi non sappiamo nulla, quindi sono anche una società che prende i giocatori e poi lo lasciano lì a morire, ok,
quindi Pogba ringrazierà come si è comportata la società Juventus, e loro non sapevano nulla. Poi arriva il caso Fagioli e loro non sapevano nulla, cioè loro non sapevano, loro comprano i giocatori, ma quello che fanno i loro giocatori non lo sanno. Cioè, la grande società Juve, quella più organizzata, la più ricca del mondo, quella che può fare i debiti e poi ripagarseli, cioè riescono a pagare 1 miliardo di debiti, però non sanno un cazzo di quello che fanno i dirigenti e i giocatori. Ma è una bella società, dai, non siete male come società, secondo me. Ragazzi, c'è poco da fare, c'è chi è più furbo e chi è meno furbo. Si vede che voi vi beccano sempre perché siete meno furbi, perché anche il Milan ha avuto sta storia qui, lo dicono i loro tifosi, non lo dico io, che sbagliano, almeno loro lo ammettono, almeno i tifosi milanisti l'ammettono, che dicono che sia un errore, alcuni dicono che sia un errore andare prima dal giocatore e poi dalla società, perché poi dopo ti metti la società contro e non ti fa neanche un euro di sconto, anzi te la fa cagare quella trattativa. Quindi, però a voi vi beccano, gli altri no, c'è poco da fare. Si vede che siete poco simpatici, come dite voi, si vede che voi non vedono l'ora di beccarvi, ma si vede che anche voi siete un po' dei pirla, perché vi beccano sempre. Cioè, ogni anno qualcosa. Riuscite a rovinare il calcio italiano ogni anno. Ogni anno voi sporcate il calcio italiano. È clamorosa sta cosa. È clamorosa come una società come la Juventus ogni anno cerca di, non lo so, di sporcare il calcio italiano. Poi dopo, una volta che lo sporcano, i loro tifosi vanno a dire che sono gli altri, capito? Però beccano loro, beccano loro, non beccano noi, beccano loro. Però siamo noi che sporchiamo il calcio italiano. Ma se si va a sentire un po' quello che si dice nel mondo, la Juventus la conoscono tutti, ma non per le vittorie sicuramente in Europa ma per le porcate che hanno fatto nella loro storia, nella loro grandissima storia, una grande storia di porcate, diciamola tutta, dai. Mi dispiace, Todibo è andato alla Aston Villa. Ma loro non lo volevano, raga, adesso vi diranno che loro non lo volevano a quelle cifre, non l'avrebbero mai preso. A me pareva che invece fino all'altro giorno sembrava quasi tutto fatto, cioè gli altri hanno offerto 5 milioni più, non è che siano andati oltre di 30 milioni, voi ne avete offerti 35 più bonus, con il riscatto, lì obbligo di riscatto, dai, ve l'hanno messo nel sedere e speriamo quest'anno di iniziare un campionato pulito senza le porcate della Juventus, ragazzi, cosa volete che vi dica? Avete capito? Se non l'avete capita, ve la spiego. Buona serata, ciao belle.